Fate tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete, perché il cuore è subdolo e ci frega non soltanto in amore, ma anche nella salute. Non perde il suo proverbiale senso dell'ironia Enrica Bonaccorti nonostante la bruttissima esperienza e appare al grande pubblico poco dopo l'intervento a cuore aperto di 8 ore per lanciare quell'appello a cui tiene tantissimo. Fate esperienza di quello che è accaduto a me, prendetevi cura di voi stessi. Perché l'attrice di 73 anni non si era praticamente accorta di nulla, un po' di stanchezza e affanno che attribuiva all'età a niente che sembrasse allarmante. Avevo soltanto una grande stanchezza, non riuscivo a fare le scale, avevo poco fiato. Inizio luglio comincia ad avere un prurito tremendo, il corpo diventa rosso fuoco, eppure lei non aveva cambiato nulla nell'alimentazione né nelle abitudini, dunque qualcosa non va. All'inizio i medici scoprono un banale calcolo a un rene, ma analisi approfondite rivelano l'ostruzione delle arterie. Insomma, una scoperta accidentale, racconta l'attrice, che mi ha salvata la vita, altri 2 mesi e forse sarei morta. Scatta l'operazione d'urgenza a cuore aperto durata 8 ore, 4 i bypass. Nonostante l'intervento delicato, ora la sua vita potrà riprendere tranquillamente, dicono i medici. Sono state ore di apprensione per i tanti che l'amano. Un amore ricambiato con quell'appello a curarsi, un saluto che tranquillizza e infonde forza e coraggio. Ora sto bene. Non corro, ma cammino e sono indipendente. Mi sento veramente, nonostante una lunga e importante operazione al cuore, veramente in forma.